Stiamo facendo una decalterapia resistiva perché il paziente in questione ha sviluppato una tendinopatia dell'Achilleo con conseguente morbo di Handel. Stiamo andando a fare un pochino di, sostanzialmente, abbiamo detto, un po' di decal, e questa ha un'azione decongestionante, antinfiammatoria e decontratturante di tutto il muscolo, il bicipite dell'asura, che è quello che viene coinvolto in questa patologia, che è una patologia da sforzo chiaramente dello sportivo, perché l'inserzione del tendine Achilleo che va sotto al calcagno si, come dire, fibrotizza, si spessisce e produce questa infiammazione che causa dolore. Questa, diciamo, pseudocalcificazione viene chiamata morbo di Haglund perché è la diretta conseguenza di una tendinite dell'Achilleo che poi sviluppa un'ipercalcificazione sul terzo medio del tendine che si inserisce sotto al calcagno. Dopo andremo a fare un pochino di scarico del tricipite della sura, del polpaccio, e poi andremo a mettere un pochino di laser X.